Si è tenuta ieri al Palazzo dell'Agricoltura di Marcianise una conferenza per discutere di canapa. L'evento, promosso dal PD, è stato anche l'occasione per rilanciare la campagna elettorale in vista delle regionali. È cresciuto molto negli ultimi mesi il dibattito attorno al rilancio produttivo della canapa in terra di lavoro. La speranza degli addetti ai lavori è che un rilancio produttivo della canapa possa essere una reale occasione di sviluppo agricolo e industriale e che l'interesse della politica possa concretizzarsi in azioni dirette al di là della campagna elettorale. A che punto è il lavoro per riportare la produzione della canapa in terra di lavoro? Ad oggi siamo arrivati a consegnare i semi agli agricoltori, tempo 5-6 giorni cominciano tutti a coltivare e la canapa, come sapete, in 120 giorni al massimo cresce. Questo vuol dire che gli agricoltori tra 120 giorni potranno vedere il loro frutto, un frutto che ovviamente viene assorbito da un mercato di imprenditori che chiedono e richiedono la canapa. Ad oggi questi imprenditori mensilmente, se non anche ogni settimana, fanno ordine di container su container di materiale lavorato, base canapa, alimentare, tessile e quant'altro. La lavorazione della canapa, soprattutto in campagna, è una svolta perché vuol dire economia e vuol dire soprattutto risolvere tanti problemi, a partire dagli impatti ambientali, a partire da nuovi sbocchi lavorativi, tutti quei nuovi lavori che gli italiani vanno a fare all'estero. La canapa, come tutto il settore dell'agricoltura, dimostra di essere una possibilità di sviluppo che può portare ricchezza, ma che soprattutto può creare occupazione. Stasera ne discutiamo qui a Marcianise perché con tecnici ed esperti abbiamo verificato che questa pianta ha tante ricchezze al suo interno, c'è un utilizzo nell'agroalimentare perché dal seme della canapa si ricava un'ottima farina, così come si ricava un ottimo olio, c'è un utilizzo della canapa nella urbanistica, addirittura nell'edilizia, e c'è un utilizzo anche nel settore farmaceutico, medico. Tra gli obiettivi c'è anche quello di attirare risorse dal governo centrale o si punta tutto sulle risorse dei privati? No, è chiaro che senza l'apporto della politica e quindi delle risorse pubbliche, sia della regione che del governo, qualsiasi tentativo potrebbe andare a vuoto. È chiaro che la prima condizione è l'imprenditoria privata, che deve mettere a disposizione risorse. Potete trovare una funzione della politica, permettetemi questo di essere un po' in disonia con molti compagni del nostro partito. È un'azione di marketing territoriale. Mario prima, diciamo, parlando con un imprenditore del nord, ha detto: guarda, qui la cavolo ormai non c'è più. Non so se sia vero, ma in parte probabilmente, grazie anche all'azione delle forze dell'ordine, diciamo, è un po' la verità. Le terre, diciamo, probabilmente, insomma, non c'era quel quadro così desolante che si immaginava. Con questo non voglio sotterrare i problemi, ma voglio dire che la funzione della politica è anche quella di una relazione di mantenere del proprio territorio per attrarre investimenti, per attrarre aziende.